Dell'eruzione del 79 d.C. del Vesuvio abbiamo sentito parlare tutti. È l'eruzione che ha seppellito Pompei e Ercolano e ha devastato un grande numero di ville romane nel territorio vesuviano, racchiudendo la vita di tutti i giorni in una sorta di capsula del tempo che ci ha raggiunto fino ai giorni nostri e ci ha permesso di capire gli usi e i costumi dell'epoca. Immaginate quello che poteva vedere Plinio il Giovane, che guardava da 30 km di distanza su un vulcano che è alto appena 1000 metri, poco più di 1000 metri, questa colonna eruttiva altissima. Ma l'eruzione del 79 d.C. non si limita a raccontarci la storia delle persone che abitavano nella piana campana. Questa eruzione ci racconta anche come si è comportato il vulcano. Questo è il suolo sul quale i romani camminavano. Vedete il livello di cenere fine alla base, questo chiaro, che ammanta queste ondulazioni, queste probabilmente arature, è proprio l'inizio dell'eruzione. Quello che noi vogliamo fare qui è andare a sfogliare i depositi lasciati dall'eruzione come se fossero le pagine di un libro che una dopo l'altra ci raccontano la sequenza degli eventi eruttivi che hanno portato a quello che vediamo oggi. Siamo in questa cava per vedere proprio i prodotti dell'eruzione e forse questa è una delle migliori esposizioni sul vulcano perché ci fa vedere tutte le fasi dell'eruzione. Vedete questa variazione ancora della dimensione dei frammenti dal basso verso l'alto, quindi la dimensione aumenta la dimensione dei frammenti dal basso verso l'alto e questo significa che l'altezza della colonna sta aumentando. Questa colonna ancora sta crescendo in altezza e riesce a depositare frammenti via via più grossi. Mauro mi ha passato delle informazioni sulla distribuzione di cenere che c'è nel momento in cui il magma frammenta nel cratere del Vesuvio. Io con il mio modello riesco a simulare ceneri di queste dimensioni. Quello che osserviamo oggi è il deposito, quindi la distribuzione, lo spessore e le caratteristiche della cenere intorno al vulcano. I modelli numerici servono per legare, diciamo, l'osservazione finale, che per esempio è il deposito, con le condizioni iniziali, che sono invece le condizioni al cratere, le condizioni sul Vesuvio, dentro il condotto. Da una parte andiamo dalle osservazioni alle condizioni iniziali e dall'altra però andiamo dalle condizioni iniziali alle osservazioni per comprendere il fenomeno. Allora, questo è un microscopio elettronico accessoriato con un sistema di microanalisi. Ad esempio, questa è un'immagine di un campione in cui si vedono i vuoti del campione come neri e il campione in varie tonalità di grigio. Quindi le tonalità del grigio rappresentano composizioni diverse. Il senso di questi laboratori, quindi il laboratorio di spettrometria di massa, il laboratorio di chimica fine, ma anche il laboratorio di microanalisi, è quello di studiare i prodotti allo scopo di comprendere che cosa è successo nel passato. Siamo sul versante est del vulcano, a circa 5 km dal cratere del Vesuvio attuale, e stiamo sfogliando sul territorio ancora le pagine di questo libro scritto nelle rocce. Ed è un altro tassello che si va a mettere insieme agli altri per ricostruire la distribuzione dei depositi dell'eruzione intorno al vulcano fino a grandi distanze. La vulcanologia è una scienza estremamente complessa. La sua complessità è dovuta proprio dalla numerosità di fenomeni che accadono durante un'eruzione vulcanica, spesso simultaneamente. Sono processi che vanno dalla scala millimetrica dell'aggregazione della cenere a formare il singolo lapillo che poi interagisce con altri lapilli e determina la turbolenza della nube, fino alla scala globale. Perché è importante studiare le nubi vulcaniche? Per il loro impatto sull'ambiente, sul clima e anche perché le ceneri vulcaniche sono estremamente pericolose per le turbine degli aerei. Chiaramente non è possibile utilizzare soltanto degli strumenti da terra e questo per il fatto che esistono anche zone molto remote del pianeta dove è molto difficile accedere e quindi diventa fondamentale l'utilizzo dei satelliti. A Pompei, dopo la prima fase, la fase pliniana, le strade erano completamente ricoperte da pomici, i tetti erano crollati. A Ercolano, nelle prime fasi dell'eruzione, non è accaduto nulla. La storia che noi raccontiamo si ricostruisce correlando
vari pezzi di storia intorno al vulcano, perché i fenomeni non avvengono dappertutto allo stesso modo. Guardiamo un deposito fatto di tanta cenere, ci sono frammenti grossi, frammenti piccoli e tanta matrice. Sta succedendo qualcosa sul vulcano. Questa colonna eruttiva che continuava a salire non è più sostenuta allo stesso modo e un pezzo di questa colonna eruttiva collassa su se stessa e genera un flusso piroclastico, una sorta di nube ardente che scorre velocemente sui fianchi del vulcano e deposita tutto insieme, cenere, pomici grosse, frammenti di lave. Uno dei motivi per cui stiamo studiando da capo l'eruzione del 79 d.C. è proprio quello di cercare di capire in che maniera dobbiamo tarare i nostri strumenti per garantire una sorveglianza e un monitoraggio di un'eventuale futura eruzione di grandissima scala, proprio perché siamo in un periodo di assoluta quiescenza del Vesuvio ed è il momento giusto per approfondire lo studio degli eventi del passato per prepararci a eventuali eventi nel futuro. Se cominciamo a girarci intorno, vediamo che all'altezza di questo deposito avvengono delle cose molto evidenti. Le mura della villa, di questa villa rustica, sono abbattute, il tronco dell'albero è piegato, tutto nella direzione di scorrimento di questi flussi, quindi il potere distruttivo si evidenzia proprio in questo tipo di manufatti, con deformazioni che tendono proprio a farci immaginare lo scorrimento di questa corrente piroclastica che viene dal vulcano e che impatta fortemente. E quella è la parte finale dell'eruzione. Sono passati appena 2 giorni dall'inizio dell'eruzione e tutto è finito.